Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Io sono Ran e quello di oggi è il video acquisti, il video haul di giugno del mese scorso, mese appena passato. E signori e signori, udite udite, aprite bene le orecchie. Io il mese scorso non ho comprato fumetti. What the... Ebbene sì, per una serie di circostanze principalmente legate al lavoro, perché ho cambiato lavoro, il mese scorso non ho fatto il mio solito acquisto su Amazon, ma ho comprato altre cose, quindi per cui questo video haul sarà un po' diverso dal solito. Sarà un video acquisti, ma di fumetto ce n'è soltanto uno. Vorrei cominciare col farvi vedere quello che mi è stato regalato, perché il 21 giugno era il mio compleanno e insomma ho avuto questi regalini che mi sono piaciuti tantissimo e ve li voglio far vedere. Allora, la mamma Claudia mi ha regalato, oltre a dei cioccolatini buonissimi che mi sono già sbaffati tutti mentre giocavo a Kingdom Hearts, mi ha regalato anche questi bellissimi tipo post-it slash stickers con le zampe di gatto. Ma vedete, c'hanno i pappato dei gatti, non è adorabile? Carinissimi. E questa bellissima borraccia di Gudetama che adoro e che sono felicissima abbia la gommina in cima, così l'acqua non va da nessuna parte, non esce, posso tenerla insieme ai libri nello zaino, contentissima. Poi mi sono stati regalati da degli altri amici slash colleghi di lavoro, cioè ex colleghi di lavoro ormai, questa bellissima tazza di Alice in Wonderland del Disney Store, a cui effettivamente facevo il filo da un pezzo, con Alice da un lato, il coniglio dall'altro, il bianconiglio e lo stregatto qua sopra. Oh mio Dio, questa tazza è meravigliosa! E dei charm per il mio bozzetto di Pandora, adesso vedo di farvi vedere. Allora, il miccio mi è stato regalato mio moroso e sempre da questi amici mi è stata regalata Jessie di Toy Story. Un charm a forma di micetto, questo qua. E poi quello di Jessie di Toy Story, che li adoro, sono entrambi veramente adorabili. Tra l'altro il micetto non so se si vede, ma ha i pad sotto le zampine. Oh mio Dio! Poi mi sono stati regalati sempre da amici questi calzini meravigliosi della serie Non mi conoscono affatto, calzini in rosa con sui gatti, lol. E un altro paio che però adesso non so dove sono, credo di averli messi e quindi sono a lavare. Questi bellissimi sottobicchieri, ho solo questi due, ma perché gli altri con la volpe e il coniglio li sto usando perché sono sottobicchieri e ci sono sopra i bicchieri in questo momento. Ma non so voi, a me hanno ricordato tantissimo, e anche all'amica che me li ha regalati, i disegni di Beatrix Potter, non so se avete presente, che è quella che fa tipo le storie di Peter Rabbit e coniglie. Beh, insomma, non sono suoi, però sembrano un sacco e sono davvero un sacco carini. Così ora non avrò più il tavolino pieno di cerchi, delle tazze e dei bicchieri, lol. Questi sono stati i miei regali di compleanno, di cui io sono contentissima. E poi vi faccio vedere altri acquisti che ci sono stati durante i mesi. Allora, prima di tutto diamo sfogo alla nostra nerdaggine. Sanji-kun si è recuperato questo gioco, Steep Step, non so bene come si pronunci, che è divertente, devo ammettere. Puoi fare snowboard e altri sport invernali, puoi fare lo scoiattolo volante e gettarti. È interessante, devo dire che mi piace abbastanza, anche se il mio mino si schianta in continuazione. Ma poi Assassin's Creed Syndicate, che è una figata pazzesca. Lo sappiamo tutti, credo, che la grafica di Assassin's Creed è fantastica e con ogni gioco nuovo non fa altro che migliorare. Questo in particolare è curioso, interessante, fa strano giocarlo qui, perché sono posti in cui noi andiamo. Io adesso esco e posso andare in centro e quindi fa boh strano, anche perché è comunque ambientato nella Londra 1800 e qualcosa, non mi ricordo, quindi diversa da quella che io vedo tutti i giorni quando esco. È molto bello perché mi piace davvero sempre un sacco vedere le ambientazioni di Assassin's Creed in ogni gioco e boh, fa un po' strano, fa specie, non lo so, però è fichissimo. Ho inoltre
Sapete che la prima volta, questo vi parlo di anni fa, la prima volta che io avevo giocato con Ezio non avevo neanche superato la demo. Avete presente la missione che ti danno all'inizio per imparare un po'? Ecco, perché il mio mino si gettava dai tetti e crepava. Non è successo con questo, quindi sono migliorata. È un miglioramento, ragazzi. Poi usciva proprio il mio compleanno, Crash Bandicoot Team Racing, quello con i go-kart, ma non ha fatto la vostra infanzia, scusate. Era ovvio che, cioè, quando l'avevano annunciato avevamo deciso che doveva essere nostro e quindi appena uscito l'abbiamo comprato. Però mi devo un po' impratichire, sono un po' una schiappa e Sanji-kun vince sempre. E poi, ultimo ma più importante di tutti, ho preso Kingdom Hearts, che, come avrete capito se avete seguito un po' le storie su Instagram e cose così, sono infoiatissima, mai stata tanto infoiata in vita mia di un videogioco. Io spero vivamente che facciano anche The Story So Far per Xbox, perché devo assolutamente giocare a tutti i giochi precedenti. Mi sono recuperata la storia alla fine, vi avevo chiesto consiglio su questo, come poter recuperare tutta la storia di Kingdom Hearts fino adesso. E io volevo dei fumetti, dei libri, qualcosa, che ci sono, però persino il ragazzo del Forbidden Planet, quando sono andata per comprarmeli, mi fa guardati video su YouTube, e così ho fatto. Magari mi comprerò anche in fumetti, però per ora mi sono recuperata tutti i video su un canale di un ragazzo, tra l'altro anche simpatico, divertenti, insomma, e sono ancora più infoiata di prima. E adesso, nel caso non si fosse notato, ho interrotto apposta il mio gioco per fare il video, guardate quanto vi voglio bene! E niente, sono felicissima, sono contentissima di questo acquisto e un sacco presa da questo gioco, un sacco proprio. Non capisco ancora durante le battaglie che cazzo sta succedendo, però intanto sto riuscendo ad andare avanti. L'altro giorno dopo lavoro, perché adesso lavoro a Covent Garden, quindi a due passi dal Forbidden Planet, e sono passata principalmente perché volevo prendere un regalo a mio amoroso, volevo prendergli un regalo, insomma, e ovviamente ho finito per comprare cose anche per me, che quindi vi farò vedere per prima. Ho comprato l'unico manga di questo mese, nonché il mio primissimo manga acquistato da edizione inglese, per essere precisi la casa editrice, la IM Press, su cui mi informerò. L'ho pagato la bellezza di 10 pound, che vuol dire forse 13 euro, piango. La buona notizia è che ho deciso di acquistarlo perché in Italia è inedito. Quindi, in barba a voi, io lo posso leggere. Vabbè, è un volume unico, non lo so, avevo voglia di acquistare un fumetto e così l'ho preso. È carino da morire. L'ho divorato quella giornata che l'ho comprato, è carino da morire, è troppo dolce. L'edizione, devo dire che non è malvagia, è molto però almeno si legge bene, ecco. Ci sono delle pagine a colori all'inizio, l'autrice tra l'altro è la storia di Shizuko Totono, e i disegni di Daisuke Agiwara, e sono molto carini, devo ammettere. È la storia di una tenerezza incredibile. Non si capisce bene l'ambientazione, nel senso che non ho capito se è ambientato più ai giorni nostri o un po' più nel passato, perché loro comunque sono vestiti con vestiti tradizionali. E poi boh, non è ben chiara la trama. C'è questa ragazza molto giovane che sposa quest'uomo che è tipo 20 anni più grande di lei e non si toglie mai la maschera perché rischia di essere posseduto da spiriti, perché lui ha questo potere, è nato così, boh, che può vedere cose che le persone normali non vedono, tipo gli spiriti e bla bla bla. Non è chiaro il lavoro che faccia, però boh, è un sacco carino. E insomma si vede la loro vita da sposini novelli, ma è dolcissimo, tipo, è tenerissimo, quindi sono contenta comunque di averlo acquistato. E in Italia è inedito, tiè. Visto che appunto sono infoiata da morire con Kingdom Hearts, ho comprato due portachiavi. Questa che è la Keyblade di Riku, magari adesso cambio il focus e ve la faccio vedere da vicino. E poi questo che si trova nelle bustine a sorprese, che è il Sora quando vanno nel mondo di Jack Skeletron, che è carinissimo, tipo Sora Halloween, è carino da morire! E niente, quindi nella mia infoiatezza, come si dice, ho fatto questi due acquisti di cui sono molto contenta. Ecco, se l'ho vedete un po' meglio, spero che la distanza sia giusta.
Sora, carinissimo. E poi questo bellissimo portachiavi con la Keyblade di Riku, che mi piace un sacco. Anche se per ora, da brava tontolona che sono, io mi sticco, come cacchio si dice in italiano, al mio... alla mia preferenza generale per i protagonisti, e per ora Sora mi piace un sacco. Quindi ecco, ho placato un po' la mia sete di Kingdom Hearts comprando questi due gingillini. E poi ho comprato appunto qualche regalino per San Jikun. Il primo, non so come cacchio faccio vedere, è questa. Non so, si vede? Questa bellissima maglietta che adesso sto indossando io per fare il video. Ma si vede che cacchio? È che ho il divano dietro, cioè non saprei come fare a farvela vedere. Vabbè, maglietta, questa maglietta, ok, va bene, fichissima, di Batman. Poi, vabbè, andiamo con le cose più piccole. Poi ho comprato la tazza di Nightwing, quindi la Batmaglietta, la tazza di Nightwing, perché a lui Nightwing piace un sacco, quanto Batman quasi. Ci sta anche preparando il cosplay, chissà se lo finirà mai, lol. E poi, guardate un po' cosa ho comprato. Guardate un po' cosa ho comprato. Il gimbone. Il gimbone. Non ce l'ho fatta, l'ho comprato. Questa è la scatola della Banpresto. E questo è il gimbone. Che, cioè, è di una figaggine paurosa. Che a proposito non si chiama Jinbei, si chiama Jinbe, perché la I è un allungamento della E, si chiama grammatica giapponese e si pronuncia Jinbe. Jinbe, eccoci qua. È spaventosamente figa questa action. Ma poi ha un dettaglio che fa paura. È bellissima, cioè è troppo figa, dovevo averla. È un regalo per San Jikun, assolutamente. E niente. Cioè, ma guardate la figaggine. Non so se mi spiego. È pauroso. Nel senso che è figo da far paura. Ma poi i disegni sul kimono, ma che cosa figa! Quindi in realtà, come vedete, questi sono stati gli acquisti del mese, che... di manga, cioè, appunto, ce n'è stato uno, qualche videogioco, principalmente tipo regali di compleanno e così, e spero di comprare di più il prossimo mese perché già sento l'astinenza, però insomma questo mese è andata così. Io spero comunque che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito nel caso a lasciarci un like, condividerlo, a iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Io prometto di far arrivare i video che mi avete chiesto, tipo presentarvi Billy o farvi vedere il Nerd Flat prima che posso. Devo sistemare alcune cose ancora. E vi invito a commentare con i vostri acquisti del mese, che senza ombra di dubbio questa volta saranno stati numerosi dei miei. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao! E adesso vi saluto perché sono nel mondo di Toy Story e ho una missione da compiere insieme a Woody. Devo salvare Buzz. Ciao. Ah, giusto, perché ero morta. No, ti prego, dove? Questa Keyblade mi piace un sacco, è carina da morire. Finito? Finito? Sì, finito, li ho menati tutti. Bene. Andiamo a salvare Buzz. No! Non mi abbandonare! Merda, si è aperto il gimbone.